Allora. Adesso vi proponiamo una cosa curiosa e insolita, un servizio di Nicola Sassano che ci parla di alimentazione e ci mostra come mangiavano gli operai di Torino nel dopoguerra. Guardate. Anche nei primi anni 70 c'era gente che mangiava sulla linea. L'abitudine di mangiare in mezz'ora non l'ho persa neanche adesso. Questa mostra si chiama Fame di lavoro, storie di gastronomie operaie. La finalità è quella di tanto di recuperare proprio le immagini e le testimonianze, di ricordare l'importanza di questo passaggio che ha voluto dire anche integrazione. Siciliani e quindi dei vari paesi, calabrese dei vari paesi, pugliesi, napoletani. L'unica cosa che ci unificava era parlare, facendo sforzi enormi, parlare un po' l'italiano. Qui siamo davanti a una raccolta di questi oggetti che sono appunto il baracchino, la pietanziera. Nel linguaggio corrente dei piemontesi significava baracchino, significava questo. La parte superiore serviva per la pietanza e la parte inferiore, che era separata, serviva per la minestra. E qua giù c'è una cosa anche molto simpatica, che è il portauovo. E questi oggetti strani sono due zucche. La zucca svuotata era un sistema contadino di conservare il vino al fresco. Il pasto sul luogo di lavoro diventa un momento sicuramente di anticipazione di multiculturalità mediata dal cibo. Ho scoperto tutto un mondo di cibi, di aromi, poi per noi piemontesi langaroli dell'epoca erano conosciute assolutamente queste cose. Se andiamo a analizzare la qualità di questi cibi, sono in realtà i cibi che noi oggi abbiamo riabilitato in modo anche scientifico, accademico, all'interno delle grandi linee guida che si occupano di nutrizione preventiva o di prevenzione vera e propria di malattie. Ad esempio i cereali tradizionali, i legumi, la verdura, soprattutto le verdure di stagione, perché allora erano quelle disponibili. Quindi è un modello che torna molto interessante non solo dal punto di vista culturale, antropologico, ma anche proprio come modello di riferimento nutrizionale. Il mio baracchino, che è stato sempre solo quello, non l'ho mai cambiato, ce l'ho ancora conservato a casa in un armadietto e non lo butto via lì. Gli ufficiali hanno le spalle appese al muro, io metto il baracchino.